Il Real Giulianova concede il bis e dopo il campo basso con lo stesso punteggio batte anche l'Isernia. Finisce 1-0 Alfadini con un finale da brividi e Sciba protagonista. È lui che para il rigore a Iaboni e consente ai giallorossi di conquistare 6 punti in 2 giornate di campionato. L'Isernia si presenta al Fadini reduce da 4 sconfitte consecutive con Berretta, De Chiara e De Leonardo squalificati. Nel Giulianova rientra Forò dopo la squalifica, ancora fuori in difesa De Fabritis e Fuschi e Torelli in attacco. Davanti Fabrizi titolare con Di Paolo, Tozzi Borsoi parte invece dalla panchina. Dirige Leone della sezione di Barletta, subito la cronaca, al secondo il tiro di Frulla dopo una buona azione a destra, palla deviata in corner. Al 20° arriva il vantaggio del Real Giulianova, manovrano a destra Del Grosso e Mangia Casale, il cross trova in area la deviazione di testa di Fabrizi, 1-0, facile facile, e vantaggio Real Giulianova. Prova a reagire subito l'Isernia, minuto 23, combinazione Di Matteo, Romano, Giamba Douglas, il tiro a botta sicura è però centrale e Sciba sventa il pericolo. 35° sfonda ancora a destra la squadra di Stallone, il cross di Mangia Casale trova Fabrizi che stoppa, si gira e conclude con il destro, palla che sfiora ancora il palo e finisce fuori. 38° si fa vedere l'Isernia, Di Matteo prova dalla distanza, palla però debole e imprecisa che finisce abbondantemente fuori. Al 45° si conclude il primo tempo, cross da destra Di Paolo, sfiora solo di testa, palla ancora sul fondo. Il secondo tempo si apre all'ottavo, pericoloso ancora il Giulianova, il calcio di punizione da sinistra, Frulla tocca per Di Paolo che lascia partire il destro sul primo palo, palla di nuovo sul fondo. 14° appena entrato Romano Tozzi Borsoi intercetta una ribattuta in difesa, destro potentissimo che non trova però lo specchio della porta. 16° si fa vedere di nuovo l'Isernia, Giamba Douglas prova a inserirsi in area, sull'uscita di Sciba però commette fallo e viene anche ammonito. 21° perde palla a centrocampo la formazione giallorossa di casa, va a sinistra allora l'Isernia, Di Matteo entra in area, sinistro ancora sul fondo. 24° ancora a destra il Real Giulianova, questa volta se ne va Di Paolo, palla in aria per Frulla, il tiro è ribattuto, sul proseguimento dell'azione ci prova ancora Tozzi Borsoi, si salva Landi. 33° ancora Tozzi Borsoi, fa tutto da solo, acrobazia in palleggio al limite dell'area, destro potentissimo ma ancora palla sul fondo. 36° potrebbe arrivare il clamoroso pareggio per l'Isernia, Romano messo giù in area di rigore da Ferrante, il calcio di rigore fischiato dal direttore di gara, dal dischetto va Iaboni, Sciba però para e blocca. 49° a un minuto dal termine, ancora Tozzi Borsoi, il calcio di punizione, Landi devia sul palo. Finisce con i giocatori giallorossi sotto la curva, Real Giulianova attesa ora da un mese più che impegnativo a partire dal derby di domenica prossima con la Vastese, per l'Isernia quinta sconfitta consecutiva e necessità estrema di intervenire sul mercato. Mister Silva, arriva questa nuova sconfitta, una partita che insomma comunque potevate anche provare a recuperare nell'azione del rigore. E beh certo, noi abbiamo fatto, non posso negare, una buona partita, soprattutto primo tempo, secondo tempo abbiamo anche rischiato, però era logico, abbiamo provato a pareggiare, rigore, occasione clamorosa davanti alla porta, però in periodo non facciamo gol e dà fastidio perché arriviamo sempre lì a fare buone partite, addirittura con Cesena o altre squadre abbiamo fatto un partitone, però 0 punti dà fastidio. Questa squadra ha bisogno di qualcosa sul mercato, più volte ribadito anche la settimana scorsa. Sì, sì, questo sicuramente, anche col presidente, secondo me stiamo facendo veramente il massimo, quindi qualcosina, non dico di più forte, ma di più funzionale abbiamo bisogno per la squadra. Ecco, la difficoltà a far gol dipende anche insomma dalla difficoltà del mercato o comunque insomma c'è anche una certa tensione che le sconfitte? No, perché creiamo oggi non moltissimo, però mi sembra a Giulianova
non è facile fare due o tre occasioni così clamorose e non buttarla dentro, è un peccato. No, è questione che creiamo le occasioni e non la buttiamo dentro. Il Sestallone è una partita di sostanza, ma anche una partita di qualità con il Genoa che poteva anche raddoppiare più volte, poi però è arrivato il brivido finale. Sì, diciamo che quando è una legge del calcio, quando crei occasioni importanti come abbiamo create noi, perché ne abbiamo create tante, anche come dici tu di qualità, con belle azioni, quindi non casuali, con delle situazioni interessanti, quando poi non la metti dentro rischi un errore a questi livelli, purtroppo si fa, tra l'altro l'abbiamo fatto a difesa schierata e pur se abbiamo un attimo sofferto il finale, più per un fatto forse di volontà di raggiungere il risultato e quindi da parte dei giocatori c'era un po' di preoccupazione, però effettivamente questa squadra ha rischiato una palla il primo tempo e il rigore che il Super Shiba sta continuando a stupirci a tutti e che ha parato, però in tutto questo arco di tempo, come credo hai detto tu, ci sono state almeno 7-8 palle gol da parte della mia squadra di qualità, non dimenticando che oggi noi giocavamo con 4 giocatori titolari in meno come a Campobasso, quindi stiamo affrontando questo momento del campionato con un'emergenza di squadra, con giocatori che giocando anche sempre gli stessi vanno anche in difficoltà fisica e tra l'altro una cosa è aspettare l'avversario a ripartire, quindi riesce ad avere più forze. Oggi invece noi avevamo voglia di chiuderla, quindi andavamo sempre a fare l'azione gol non chiudendola, poi dopo andavi un pochettino in deficit d'ossigeno. Rispetto a 15 giorni fa sono arrivati 6 punti in 2 partite, ora il Genova guarda più in alto o continua a guardarsi alle spalle? Guarda, io continuo a dire che questa squadra in 18 partite, comprese le 4 di Coppa, ha sbagliato una partita e mezza, quindi voglio dire, ai miei ragazzi gli va fatto un applauso viscerale, forte, passionale, perché se lo meritano, quindi voglio dire, se calcolassimo il campionato dello scorso anno, 17 partite rappresentano la fine di un girone, vuol dire che questa squadra in un girone ha sbagliato una partita e mezza, quindi complimenti per quello che stanno facendo, i 6 punti non vengono a caso, tra l'altro prima che arrivassero questi 6 punti avevamo preso 4 pali, 4 traverse, quindi voglio dire c'è stato anche un periodo sfortunato e purtroppo, ripeto, io non ho mai avuto la fortuna di avere tutti i titolari a disposizione e di giocare 2 partite seguite con la stessa formazione. Quando tutto questo arriverà e Romano Tozzi Borzoi, che oggi è entrato e ha fatto una partita secondo me stupenda, meritava di fare una doppietta, purtroppo quando lui avrà la fortuna di metterla dentro, finalmente potremo secondo me fare il salto di qualità.